Quando Deborah serve il caffè al bar della Bocciofila, gli anziani di Monte Rotondo la osservano incantati. E quella ragazza che studia per la maturità e si prende cura della nonna quasi cieca, dicono che è davvero una meraviglia. Dicono anche che il caffè, come lo fa lei, non lo sa fare nessuno. Appena una pausa, Deborah si butta sui libri. Al liceo artistico è tra le prime della classe. E a gennaio ha partecipato alle Olimpiadi di filosofia, commentando una bellissima frase del poeta Khalil Gibran sulla schiavitù, che recita così: «Mi dicono, se trovi uno schiavo addormentato, non svegliarlo. Forse sta sognando la libertà. Ma io rispondo, se trovi uno schiavo addormentato, sveglialo e parli della libertà». Deborah è stata la migliore di tutta la scuola nel commentare questa frase, forse perché anche lei un po' si sente una schiava. Schiava di suo padre, Lorenzo Sciacquarone, un ex pugile di buon livello che le ha trasmesso anche la passione per la boxe. Da bambina Deborah voleva diventare come lui, ma adesso ne ha paura. Lorenzo si droga, beve come una spugna e vuole spaccare la faccia a tutti, soprattutto a sua madre, la nonna di Deborah, e a sua moglie, Antonia. Ha cominciato a picchiarla quando era ancora incinta di Deborah, le dava dei pugni sulla schiena mentre lei allattava la neonata. Un giorno di 5 anni fa Antonia lo ha denunciato ai carabinieri, poi sono arrivati i servizi sociali con le loro 1000 domande. Signora, quanto guadagna? Che voti prende sua figlia a scuola? Ma lei è davvero in grado di mantenerla? Antonia si è spaventata, ha temuto che le portassero via la bambina e ha deciso che si sarebbe tenuta le botte e gli insulti del marito, senza più parlarne con nessuno, pur di proteggere sua figlia e averla con sé. Sua figlia che ogni giorno, come in una favola avvelenata, diventava sempre più forte, più bella, più determinata. Tanto da arrivare a dire al suo fidanzato: io sono l'unica che papà non picchia quasi mai. Lui mi vuole bene, ma alla mamma e alla nonna ci devo pensare io. Ci devo pensare io. Lunedì mattina, alle 5, Lorenzo si presenta a casa ubriaco e Deborah si chiude in camera con la nonna. Lorenzo e il suo cervello spappolato aggrediscono la moglie a pugni e insulti e poi ancora pugni, senza smettere mai. Deborah esce dalla sua stanza in pigiama, trascinando la nonna per un braccio e urlando: «Mamma, scappa con noi!» Apre la porta e si precipita sulle scale assieme alle due donne che vuole proteggere, afferrando un coltello. «Vattene, papà, vattene!» Ma Lorenzo non se ne va. Mette un braccio intorno al collo della moglie, come se la volesse strangolare. Vedete la scena? C'è un uomo fuori di testa con tre donne in pigiama su un pianerottolo di periferia. Allora Deborah, per difendere sua madre e sua nonna, fa d'istinto qualcosa che non avrebbe mai immaginato di poter fare. Alza le mani su suo padre e nella foga lo colpisce dietro un orecchio con il coltello. Lorenzo Sciacquaroni piomba a terra, cade, batte male la testa, il sangue intanto scivola lungo le scale ed è come se quel sangue risvegliasse Deborah dall'incubo. Lei comincia a urlare: «Papà, alzati, qualcuno chiami un'ambulanza!» Prende il padre tra le braccia, come in una scena della Pietà, mentre le lacrime le rigano le guance. Ai carabinieri dirà poi che non voleva ucciderlo. Ma mentre ripete questa frase anche a se stessa, si rende conto che quel dolore non se ne potrà andare mai più. Il giudice ha subito riconosciuto la legittima difesa, ma Deborah non riesce a perdonarsi di avere fatto ciò che era giusto fare, cioè salvare la sua famiglia uccidendone un pezzo. Storie come questa non hanno un manuale di istruzioni e ribaltano tutte le regole, la logica, la giustizia, anche le regole dell'amore. Io vorrei solo dire a Deborah che l'abbraccio, che conosco il dolore della perdita, il dolore che non ha spiegazioni, e voglio dirle che non è sola e che hanno ragione quegli anziani del bar della Bocciofila, quando anche adesso ripetono che lei, quell'angelo con lo sguardo timido, che ha saputo prendersi cura di sua madre e della nonna quasi cieca, resta ancora una meraviglia. Buonasera.